maschere raffiguranti il sindaco Renzi e il presidente di ATAF Bonaccorsi, fischietti, cartelli con su scritto vendersi. Le RSU di ATAF e dipendenti sono qui sotto Palazzo Vecchio per manifestare la loro contrarietà all'eventualità di un ingresso in ATAF di un partner privato. L'uomo col megafono parlava di cose importanti, purtroppo i passanti passando distratti, a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo monologo, ma l'uomo col megafono credeva nei propri argomenti, per questo andava avanti ignorando i continui commenti di chi lo prendeva per matto. Però il fatto perché oggi siete sotto Palazzo Vecchio a manifestare? Oggi è un presidio che continua le azioni di lotta che stiamo facendo contro il progetto di dividere e spacchettamento di ATAF, dello spacchettamento in due, una parte per i servizi e una parte per gli immobili. La parte dei servizi a cui andranno tutti i dipendenti, il progetto prevede venga poi privatizzata, vendita alle quote del 30-40% al privato. Noi siamo contrari a questa soluzione, non eccetto privatizzando un'azienda pubblica, un'azienda di un patrimonio come ATAF, è stata un'azienda di tutti i cittadini fiorentini e si va a migliorare il servizio pubblico. Cosa cambierebbe sia a livello di dipendenti che di utenti se ATAF venisse in parte privatizzata? Ma tutte le privatizzazioni che sono state in questo periodo sono state deleterie, sia per quanto riguarda i dipendenti, per quanto riguarda sia diritti che salari, e per quanto riguarda anche l'utenza, soprattutto il servizio che viene erogato all'utenza. Non per questo basta guardare l'acqua, basta guardare le ferrovie, eccetera. Ora soprattutto si arriva a una privatizzazione senza un motivo ben preciso, anche perché sia il nostro presidente Filippo Bonaccorsi che il padrone di Firenze, cioè Renzi, che è nonostante anche il padrone di ATAF, si stanno vantando e finalmente siamo riusciti a portare un bilancio in pari, quindi un bilancio in pari è stato fatto con un'azienda pubblica, non vedo perché, quale sia il motivo a questo punto della privatizzazione. Fin dove siete disposti a spingervi? Spingere, questa è una prima azione, faremo poi assemblee cittadine, andremo a volantinare insieme all'utenza, insieme ai cittadini, per arrivare poi fino al 4 di aprile, in cui abbiamo già programmato uno sciopero di 24 ore con una manifestazione cittadina per le vie della città, in cui inviteremo tutti gli utenti, cittadini, associazioni e chi altro e comitati a partecipare. Qui sotto Palazzo Vecchio molte maschere di Renzi e di Bonaccorsi, cosa chiedete loro? Noi chiediamo prima di tutto di avere una spiegazione e di poter capire, visto che noi abbiamo chiesto con forza ai proprietari di ATAF di capire come funziona questa privatizzazione che loro sono intenti a dover portare avanti. Noi logicamente non siamo d'accordo, perché secondo noi le cose private sono alla fine tutte cose che non possono funzionare, perché il privato porta solo e soltanto ed entra a far parte di un'azienda come la nostra e portare solo un utile verso se stesso e non un miglioramento per quanto riguarda il servizio e tutto quello che sono sia per i lavoratori che per gli utenti un servizio migliore. Quindi quello che noi chiediamo a Renzi e a Bonaccorsi è fare chiarezza e capire e soprattutto avere un dialogo, un colloquio con loro, cosa che fino ad oggi si sono negati di fare per quello che è una privatizzazione di ATAF. Anche perché la privatizzazione va a inserirsi in un contesto di tagli. Certo, già il fatto di avere dei tagli che cadono a caduta dal governo, alla regione, alla provincia, via via discorrendo, soprattutto per i lavoratori, ma soprattutto anche per gli utenti. Avete visto in questi giorni ci sono state 29 linee, sono state modificate e cambiate nell'ottica dei tagli, ma sicuramente qui le aziende si giocano in modo tale da poter migliorare sì un servizio, ma in qualche modo anche di rientrare sul costo del lavoro, che in questo momento è quello che noi come sindacati non mettiamo nemmeno in discussione, né tantomeno un esubero da parte di nessuno. Che cosa succede ai lavoratori ATAF in caso di privatizzazione? Siamo allo sbando totale, praticamente non è rimasto più niente, cioè siamo di fronte alla catastrofe praticamente, il blocco totale dei servizi pubblici, cioè non ci sarà più niente, la gente non si rende conto di quello che sarà le ripercussioni per il normale cittadino. Vi aspettate di essere ascoltati? Speriamo, speriamo. Più invasivo di questo, onestamente, cioè, siamo sotto Palazzo Vecchio per far sentire la nostra voce, per far sentire al sindaco, per dirglielo in faccia, cioè, siamo qui, non siamo da un'altra parte, siamo proprio qui sotto casa sua, siamo sotto gli occhi del mondo.
fuoco!